Italia e Fiji, della Fiji. Signori! Assolutamente, l'avete visto inquadrato adesso, poi ovviamente c'è anche il sindaco di Cesena dentro la tuta, potete vedere da di qui, potete proprio avvicinare la Presidente! È andato come pensavo. Renzo. Questo bellissimo teatro, rinomato per la sua eccezionale acustica, è intitolato al tenore cesenate Alessandro Bocci, che a cavallo tra 800 e 900 calcò i palchi dei teatri più importanti del mondo. Rivaleggiò con il grande Caruso e fu interprete insuperato dell'opera Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi, tanto da indurre lo stesso autore Verdi a concedergli personale licenza di inserire una propria e originale risatina cantata non scritta in partitura. Dal 1927, anno di ritiro ufficiale dalle scene del grande artista, il Teatro Comunale è intitolato a questo nostro illustre concittadino. Sono 19.100 euro a testa all'anno, che
che gli Emiliano Romagnoli, da un neonato agli ultracentenari, esportano nel mondo. È quasi il doppio della media italiana e addirittura tra i 2 e i 3.000 euro che viene venduto. Il merito è di straordinarie imprese e imprenditori che con le loro maestranze, pur con un costo del lavoro volontario rotto molto più alto che nel resto del mondo, quasi nel resto del mondo, riescono a realizzare e produrre manufatti e prodotti di qualità difficilmente imitabile. La sua presenza nella nostra terra rappresenta ogni volta un riconoscimento straordinario, un incontro, una vicinanza preziosa, e noi la ringraziamo di cuore dell'attenzione che lei non ci fa mai mancare. Ha già potuto visitare una vetrina prima sotto i portici, un'anteprima di una vetrina come quella del Manfrut, una grande e importante fiera dell'agroalimentare in Emilia Romagna. Come diceva il sindaco, tra le prime, tra le primissime dell'ortofrutta a livello europeo, che aprirà ufficialmente domani. Ricordo qualche anno fa, era la mia prima camera, 1 miliardo di euro nella filiera delle produzioni, ad esempio quella che lei trova rappresentata qui da straordinarie imprese. Sono stati presentati nel paese progetti, tanti da questa terra, per 10 miliardi di euro. Ecco, piuttosto che non spenderli, se ci accorgiamo che in alcuni casi non possono essere spesi, queste risorse vengano immediatamente messe a disposizione di quelle imprese che rischiano di non vedere quei finanziamenti e che invece in numero di 2.000 la quota dei cosiddetti stagionali. Insieme a tutte le parti sociali e agli amministratori locali abbiamo chiesto al governo, che sono convinto che ci ascolti, ovunque nel mondo, e che ogni iniziativa condotta all'estero fa ulteriormente apprezzare e conoscere, come dimostra anche il livello di esportazione di questi prodotti da parte in partenza all'Italia. E questo richiede naturalmente una tutela, un aiuto per l'esportazione, che comprende anche la concezione dell'apertura dei mercati. L'Italia ha sempre dimostrato di saper stare da protagonista negli interscambi internazionali, e sempre giovata ampiamente dell'apertura dei mercati. E il contributo che questo settore fornisce al nostro Paese è di estrema importanza, davvero di primaria importanza. Vorrei aggiungere anche che non è soltanto importante per questo aspetto, pur decisivo, questa mostra internazionale, ma anche perché l'agricoltura si colloca in una frontiera di una delle sfide più importanti che il nostro mondo deve affrontare. Poc'anzi il rettore di Bologna ha tratteggiato gli elementi, i mutamenti climatici, le difficoltà di approvvigionamento alimentare, i temi della sicurezza alimentare nel mondo, le difficoltà di approvvigionamento idrico,
il mutamento dei processi produttivi, la sostenibilità, insomma. E quindi i giorni della fiera sono anche giorni in cui si possono scambiare esperienze e conoscenze in questa prospettiva, così come è stato già poc'anzi sottolineato. Poc'anzi il Presidente della Regione sottolineava che questo è un punto fondamentale della nostra economia, della nostra agricoltura, così come tre giorni fa, come ha ricordato, siamo stati insieme in un punto fondamentale della innovazione industriale a Reggio. Lo dimostra la vita, il dinamismo dell'Emilia Romagna. E si vorrei aggiungere, vorrei associarmi al saluto che il sindaco ha rivolto agli studenti del tecnico presenti qui in teatro, per far loro gli auguri, ma anche per sottolineare quanto sia importante il legame con la scuola, ossia con l'università, anche per richiamare il ruolo della cultura che nasce dall'agricoltura nell'ambito della cultura generale, che ha tanti filoni, che raccoglie nel medesimo valore, e ne prova il corso di laurea in scienze alimentari che l'Ateneo di Bologna ha collocato qui nel campus di Cesena. Questo del richiamo al valore del rapporto con la cultura è stato un tema che il Rettore ha poc'anzi sottolineato, ed è importante che sia venuto dal Rettore di Bologna, dall'Alma Mater, che è stata all'origine protagonista della nascita delle università in Europa mille anni addietro, e che ha generato tante altre università, e che abbia ampliato l'ambito, lo spettro delle conoscenze approfondite con l'insegnamento e la ricerca. E questo legame indissolubile tra agricoltura, economia e cultura ha avuto questa mattina qualche altro richiamo. Il Presidente Bonaccini e il Rettore hanno ricordato la Biblioteca Malatestiana, dove tra poco mi recherò. Il sindaco ha ricordato le origini e il nome di questo splendido teatro. Ecco, questo legame tra agricoltura, industria, economia, arte e cultura ricorda che si tratta di aspetti non separabili, da tenere sempre insieme, come fa questa regione e come fa l'Italia. Auguri!